Fini così. Io ne farò un 4 perché sono qui da sola. Tra parentesi, sto usando il mio coltello Power, che è una cannonata, e mi sono anche tagliata prima, talmente affilato. Mi raccomando, state attenti, eh? Allora, facciamo un 4 fettine. Ecco, così. Prendiamo un uovo. Lo rompiamo. Gli diamo una sbattutina. Potete mettere le spezie che più vi piacciono. Io metto il mio solito insaporitore, che c'è già dentro tutto, un pochino di insaporitore. E mettiamo dentro le nostre fette, le facciamo ben insaporire. Una parte, dall'altra. Poi prendiamo del pan grattato. Aggiungiamo del parmigiano grattugiato. Io vado a occhio, so, fate un cucchiaio abbondante, anche due cucchiai. E la copriamo bene, bene dappertutto, eh? Così. Prendiamo la friggitrice ad aria. Copriamole bene bene e diamo una spruzzatina con l'olio di semi. Gradi e cominciamo con 20 minuti. Vediamo, 10 minuti, poi le giriamo, casomai mettiamo su ancora un po' di panatura e le facciamo andare altri 10 minuti. Cominciamo 180 gradi, 20 minuti, 10 minuti le giriamo. Mamma mia, che profumo! Senti il bordo. Croccanti sul bordo e morbide, dolcine dentro. Salate fuori, dolcine dentro della zucca. No, vabbè. Anche per far mangiare la verdura ai bambini che tanto non la vogliono mangiare, ti faccio una bella cotoletta impanata. Tracco dentro la zucca. No, vabbè.